Siamo al quinto hub di Cherry Bank con The European House d'Ambrosetti, da Cattolica, territorio della Banca Popolare Valconca, con la quale ci siamo recentissimamente integrati. Da Cernobbio, un incontro molto particolare quest'anno, perché per la prima volta le frequenti negatività, i downside risks che erano sempre presenti, sono stati molto ammorbiditi. Questa volta in platea abbiamo avuto la sensazione che qualche cosa di più positivo del solito fosse all'orizzonte. In questa 35esima edizione dello scenario dell'economia e della finanza, molti economisti si sono sbilanciati a dire che i rischi che le cose vadano meglio del previsto sono forse anche più rilevanti rispetto a quelli che le cose vadano peggio. Siamo di fronte a un momento molto particolare. Le aspettative sono che le banche centrali riducano i tassi di interesse a fronte del contenimento che si è ormai verificato delle aspettative di inflazione. È probabile che già a giugno e più volte nel corso del 2024 la Banca Centrale Europea tagli i tassi di interesse. Le aspettative sono per 3 tagli entro la fine dell'anno e probabilmente altri 3 nel corso del 2025. Così dovesse accadere, ci troveremmo con i tassi di interesse che restano in territorio positivo. Siamo stati abituati in un recente passato a tassi a zero, se non negativi. Restano in territorio positivo, dicevo, i tassi, ma per un importo che è tutto sommato è ragionevole, e con una politica monetaria delle banche centrali che smette di essere restrittiva. Questo è bene per l'economia, è bene per le imprese, è bene per i consumatori, è bene per le famiglie, anche perché innesta un circuito virtuoso di fiducia, di fiducia che il domani sarà migliore dell'oggi, che potrebbe portare a una ripresa della produzione, del PIL in generale, in tutta Europa, che non può che fare del bene. Nel frattempo gli scenari avversi di qualche 6 mesi fa sembravano minacciare tempesta e recessione, si sembrano più allontanati, sembrano più remoti, e il rischio oggi più probabile è che ci sia nei prossimi mesi, nel prossimo trimestre, un rallentamento dell'economia che però non sfoci in quell'atterraggio duro che potrebbe essere molto critico per l'economia. Oggi stiamo pensando che ci sarà un rallentamento nella capacità produttiva morbido e che poi si riprende. Quindi da Cernobbio e da Cattolica i messaggi sono davvero rassicuranti.